cantante, attrice, non ci sono parole per poterla definire, ma in una sola parola io direi veramente fantastica, Elena Presti. È un piacere. Grazie, grazie a Pasquale Pitasi, un applauso per il nostro karaoke oggi stasera per il Festival del Mediterraneo, e quindi mi raccomando, prenotatevi poi per cantare, perché è importante che tutto il popolo di Mosorofa canti, perché ci sono tanti cantanti qui, eh? Siamo in diretta Facebook e ci sono tantissimi cantanti qua nascosti che devono esibirsi. E poi ringraziamo ovviamente sempre Gianni Gandhi per questo Festival del Mediterraneo, la Mediterraneo's Production. Ringraziamo il nostro Pasquale Andidero di Azione Cattolica. Oggi siete andati a fare una bellissima escursione, ho saputo, 5 chilometri di camminata nel verde, eccetera. Abbiamo fatto anche una piccola ripresa prima, e ieri anche un bellissimo spettacolo divertente, questa festa dei migranti, grati, eccetera, che ha visto la collaborazione e l'unione di tutti voi. E intanto ricordiamo che siete alla Sagra del Dolce, quindi ci sono questi dolci straordinari che dovete assaggiare, e i biglietti costano 1,50 euro, però proprio per molto popolare, un prezzo popolarissimo, quindi l'ideale sarebbe che voi lasciaste qualche offertina per la festa, per tutto quello che c'è questa sera, anche perché insomma ci sarà questa serata molto divertente tutti insieme a festeggiare la domenica del 13 agosto. Bene, mi raccomando, in fila, bigliettino, e assaggiate tutto. Chi riesce ad assaggiare tutti i dolci vince un premio, va bene? Però dovete, ecco, chi riesce ad assaggiare tutti i dolci, per adesso non hai assaggiato tu. Ecco, allora già urlano che stanno assaggiando. Bene, e poi saluto ovviamente tutti voi, e poi domani ricordo che ci sarà anche il mio concerto Elena Presti con Gianni Gandhi alle tastiere, ci sarà una ballerina bravissima, una coreografa che appunto è venuta apposta per noi, Francesca Spataro, e calabrese anche lei, però verrà a Mosorofa perché non è proprio di queste zone. E poi ci sarà Vincenzo Marcianò, per voi, Enzo Marcianò, grande cantante, anche lui si è esibito un po' ovunque, fa tantissimi talent. Bene, adesso ti passo di nuovo il microfono, carissimo. Mi raccomando, mai preso dal basso, e mai, no, devi alzare, perché io sono, ecco, fai vedere che sono slanciata, perché è troppo facile, mi prendi così, poi dicono tu devi fare le riprese, guarda, così, se no sembro, ecco, vai ancora, va bene, dai, un saluto per la diretta Facebook, grazie al nostro Pitasi, buona serata, assaggiate di tutto e cantate, forza Mosorofa, secondo Festival del Mediterraneo è anche questo, anche oggi, grazie. Grazie Elena Presti, sempre squisita, sempre molto professionale. Sapore di sangue, voglia esci dall'acqua e ti vieni a sbagliare. Vicino a me, vicino a me. Sapore di sangue, di cose lasciate lontano da noi, e lasciano in bocca il gusto del sale di tutti.
E stanno arrivando capitanati da Demetrio Crucitti. Buonasera. Per questa bella spedizione escursione Mosorrofano. Allora, raccontiamo un po' l'escursione della giornata. Sì, oggi abbiamo fatto un percorso, diciamo, non molto impegnativo, però... Intanto erano in tanti, non tutti questi, anche altri, vero? Sì. E allora un saluto da parte di tutti, ecco, saluti... Bene, bene. Alcuni si sono fermati, eravamo un po' di più. Dicevo che abbiamo fatto un percorso di 5 chilometri, siamo scesi al fiume, poi siamo saliti in delle zone rurali una volta abitate, insomma abbiamo visitato dei posti molto carini e poi abbiamo fatto il giro e siamo scesi dall'acquedotto per arrivare qui in piazza. E poi spiegavi un po' le cose. Certamente, no? Certamente c'era molto da spiegare, insomma anche le piante che si incontravano, le abitazioni e tutto. Ma adesso che c'è stato questo incendio, quel percorso era abbastanza libero, cioè nel senso ovviamente è stato sedato da giorni, però ha influito sul percorso, no? No, per fortuna dove siamo andati noi gli incendi non hanno fatto danni e quindi diciamo abbiamo fatto una camminata tranquillissima, molto bella. Molto bella. E c'era qualcosa di particolare che vuoi rimarcare? Sì, loro sono rimasti impressi da un frantoio, un vecchio frantoio antichissimo, giustamente adesso è rimasto la macina e le pietre, però ancora si può notare benissimo di questo frantoio in uso 100 anni fa, credo. Certo. Molto bello. E come vegetazione? Vegetazione ricchissima, abbiamo visto un sacco di piante di fichi d'India, quasi pronti per mangiare, quindi alberi di noci, querceti, insomma una vegetazione mista. Bene, tu lo fai spesso questa, sì, diciamo da guida in queste escursioni? Sì, ho la passione, diciamo, del trekking, del camminare, quindi faccio queste cose, mi piace. Bene, bene. E ovviamente a Mosorro sei tu, con anche Orlando ogni tanto. Anche Orlando, sì, facciamo anche, arriviamo fino a Vinco, Cardeto, diciamo un po' le zone vicine. Comunque un 5 chilometri li avete fatti, sì, belli un po' in salita, quindi sono tutti dimagriti. Sì, un po' impegnativi, una bella sudata, comunque ora siccome tutti sono rimasti molto contenti, mi hanno chiesto se facciamo in settimana qualche altra escursione, io sono disponibilissimo. Sentiamo se è piaciuto veramente. Angelina, è piaciuto? Sì, una bella esperienza, devo dire bellissima, veramente. E faticosa o no? No, devo dire, pensavo peggio, è stato molto, molto rilassante, sì, veramente rilassante. Poi ascoltando anche la guida, siete stati, anche a voi è piaciuto? Sì, abbastanza. Io è la prima volta che faccio l'escursione, comunque, da rifare. Lo fate spesso? In paese? Sì, in paese sì, pure per me è stato molto rilassante. Bello. Bene, una bella domenica il 13 agosto dedicata a questa escursione. Poi continua la festa del Mediterraneo ed è bello perché è dentro questa bella festa che è molto varia, dal cinema all'enogastronomia, alle escursioni e agli spettacoli e ai concerti. Grazie, ciao, allora buone escursioni prossime. Grazie.